Siamo adorato e ringraziato ogni momento. Ecco, in questo mese useremo come testi di meditazione la biografia di Santa Margherita Maria Alacoque, che ci descrive proprio esattamente tutto quello che è successo con il Sacro Cuore. Ecco. Io mi limiterò soltanto, quando è il caso, a fare qualche breve commento di queste impressionanti, assai edificanti rivelazioni. Fu il 27 dicembre del 1673, festa di San Giovanni, l'apostolo dell'amore, che Cristo per la prima volta a Suor Margherita Maria rivelò i segreti del suo Sacro Cuore. La giovane professa era ora matura per riceverli. Lui stesso l'aveva plasmata pazientemente a questo scopo. Aveva suscitato in lei un voto di consacrazione definitivo, le aveva insegnato le vie dell'umiltà, dell'obbedienza e della pazienza. Aveva fatto sgorgare in lei un amore incondizionato, se l'era unita ineffabilmente. Poteva essere in quel momento colei che riceve un gran messaggio e può comunicarlo fedelmente all'umanità. Il racconto di questa prima confidenza, cuore a cuore, merita di essere riprodotto per intero. Prima di ascoltare il racconto, facciamo qualche cenno biografico. Suor Margherita Maria Alacoque era nata nel 1647, e aveva l'età di 26 anni. E come abbiamo ascoltato, il Signore, prima di farle queste grandi rivelazioni, se l'era preparata attraverso alcune virtù su cui vi invito a portare alla considerazione anche nel silenzio: l'umiltà, l'obbedienza, la pazienza e un amore incondizionato sia verso Dio che verso il prossimo. Inoltre aveva suscitato in lei un voto di consacrazione definitivo, che non è altro che una scelta risoluta e ferma di darsi completamente a Dio. Faccio notare queste cose, ecco, perché certamente noi non riceveremo le rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù, almeno non io. Però Gesù non fa grandi grazie se non a chi si prepara a riceverle. C'è un gioco, ecco, della grazia in cui si gioca in due. C'è Gesù che prende sempre l'iniziativa e la creatura che deve rispondere. Cioè, se Gesù vuole farci dei doni, anche non così grandi, vuole rivelarci dei tesori di santità particolari, non lo so, non lo farà se noi non ci disponiamo a riceverli, cominciando a corrispondere seriamente all'azione della grazia in noi. E facendo attenzione che Dio non concede grazia ai superbi, dice la Sacra Scrittura, ecco perché dovete l'umiltà, non concede grazia a chi è disobbediente a Dio o a chi lo rappresenta, non concede grazia a chi non impara ad amare la croce attraverso la santa pazienza, che è appunto la capacità di accogliere e affrontare con amore le croci della vita. Adesso sentiamo il racconto di questa prima grossa esperienza mistica di Santa Margherita Maria, dove sentiremo anche le parole stesse di Gesù e appunto la prima esperienza del suo contatto con il Sacro Cuore. Notate subito il luogo, ecco, dove avviene questo contatto, che è lo stesso che stiamo vivendo noi in questo momento, cioè davanti al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Una volta, mentre mi trovavo davanti al Santissimo Sacramento, con un po' più di tempo a disposizione,
le occupazioni che mi davano non me ne lasciavano quasi. Mi trovai tutta investita dalla sua divina presenza e così fortemente da dimenticare me stessa e il luogo in cui mi trovavo. Mi abbandonai al suo divino spirito e affidando il mio cuore alla forza del suo amore mi fece riposare a lungo sul divin petto suo. Pensate, riposare a lungo sul suo divin petto. Ha preso la testa di questa santa suora e se l'è appoggiata sul suo petto. E mi scoprì le meraviglie del suo amore e i segreti inesplicabili del suo sacro cuore che mi aveva sempre tenuti nascosti fino a quel momento nel quale me lo aprì per la prima volta. E lo fece in modo così affettuoso e sensibile, notate, affettuoso e sensibile, da non lasciarmi ombra di dubbio, dati gli effetti che questa grazia produsse. Ed ecco come mi sembra che la cosa sia avvenuta. Mi disse: il mio divin cuore è così preso d'amore per gli uomini e per te in particolare, che non potendo più contenere in sé le fiamme della sua ardente carità, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e di manifestarsi a loro per arricchirli dei suoi preziosi tesori che ti svelerò e che contengono le grazie santificanti e in ordine alla salvezza per sottrarli all'abisso della perdizione. E ho scelto te, abisso di indegnità e di ignoranza, per il compimento di questo grande disegno, affinché tutto sia fatto per mezzo mio. Un piccolo commento. Stare davanti al Santissimo Sacramento, non con l'orologio in mano, quando abbiamo un pochino di tempo, figlioli di cari, dobbiamo imparare a stare davanti a Gesù quanto Dio vuole, senza fretta, senza sempre questo, diciamo, benedetto orologio, ecco, che ci incalza. Per poter entrare in preghiera, la preghiera profonda ha bisogno di calma, di tempo, di pace. Poi si è abbandonata al suo divino spirito. Noi molte volte pensiamo che per pregare bene dobbiamo dire molte cose. Non è così. Per pregare bene, quando stiamo davanti a Gesù Cristo, dobbiamo semplicemente abbandonarci all'amore, lasciare che la preghiera scorga dal nostro cuore e fluisca, ecco, spontanea, ecco, libera. Perché se Gesù vuole possa intervenire lui in persona e consolarci. Molto bello quello che dice sugli effetti che la rassicurano che non sia un inganno del nemico. In modo così affettuoso e sensibile. Quando il Signore tocca la nostra anima nella preghiera, noi avvertiamo una profonda gioia interiore. L'avvertiamo profondamente. Avvertiamo la percezione del suo amore verso di noi, che si fa viva e si fa sentire. E ne proviamo un benessere assolutamente divino e indicibile. Queste sono cose che quando dovesse essere nemico a provare a farsi gioco di noi non possono per nessun motivo accadere, perché la pace profonda e la gioia non possono essere simulate dal nemico della nostra salvezza.
E poi c'è questa prima rivelazione al Sacro Cuore, sono lunghe rivelazioni al Sacro Cuore, sarebbero durate 2 anni, dal 1673 al 1675, quindi compresa questa grande promessa, la famosa grande promessa. E gli dice in questo primo dialogo che il suo cuore straripa di amore sia per lei che per il mondo, e sente l'urgenza, il bisogno impellente di riversarlo. Erano passati 1600 anni dalla passione, non una settimana. Vuol dire che 1600 anni quasi nessuno aveva ben colto, ben compreso il mistero di Gesù appassionato, quindi quanto Gesù ama gli uomini. E come sempre si serve di strumenti inadeguati, come lui stesso dice, perché appaia che tutto fosse appunto opera sua e non ci fosse nulla di concorso umano. Proseguo l'avventura. Si coglie qui l'economia di questa trasmissione del messaggio. Gesù sceglie un essere santo, capace di afferrare il senso e l'importanza della missione soprannaturale che gli è affidata, ma al tempo stesso un essere ignorante, incapace di interpretare le parole che le saranno confidate secondo la tradizione di una cultura profana o le categorie dell'intelligenza naturale. Inoltre, agli occhi del mondo, un essere incapace di avere esso stesso inventato, preparato o trasformato il messaggio a causa della sua rozzezza e semplicità. Così procederà la Vergine Maria nel corso del XIX secolo e nel XX secolo. A Lourdes, alla Salette, a Pontmain, a Fatima, svelerà i segreti di suo figlio non a dotti teologi, ma a umili pastori e pastorelle, privi di malizia e senza pregiudizi teologici, che sapranno ripetere integralmente le parole inattese e impenetrabili che avranno detto. La veggente prosegue. Dopo mi chiese il cuore e io lo supplicai di prenderlo. Fate attenzione, questo è un fenomeno mistico accaduto anche a un'altra grande mistica italiana, che è Santa Veronica Giuliani. Lo prese e lo mise nel suo cuore adorabile, nel quale me lo fece vedere come un piccolo atomo che si consumava in quella fornace ardente. Poi, toltolo da essa, quale una fiamma ardente a forma di cuore, lo rimise nel luogo in cui l'aveva preso, dicendomi: ecco, mia diletta, un prezioso pegno del mio amore che racchiude nel tuo costato una scintilla delle sue fiamme più vive, affinché ti serva dal cuore e ti consumi fino all'ultimo istante. Il suo ardore non si spegnerà e potrà procurarsi del refrigerio solo in un salasso che io segnerò talmente con sangue della mia croce da fartene riportare più umiliazione e sofferenza che sollievo. E la ragione per cui voglio che tu lo chieda con semplicità, sia per praticare la semplicità, con semplicità ciò che ti ho ordinato, sia per darti la consolazione di versare il tuo sangue sulla croce delle umiliazioni. E come segno che la grande grazia che ti ho appena fatto non è un'immaginazione, ma il fondamento di tutte quelle che devo ancora farti, sebbene io abbia chiuso la piaga del tuo costato, il dolore di essa ti resterà per sempre. E se finora hai preso solo il nome di mia schiava, ora ti do quello di discepola prediletta del mio Sacro Cuore. Quindi è molto bello questo passaggio che provo a commentare. Fate attenzione, questo è un fenomeno che è successo realmente, non è un fenomeno simbolico. Gesù ha preso in mano il cuore di questa suora, che ne è rimasta prima per qualche minuto,
Non ha senso chiedersi come sia possibile una cosa di questo genere, perché chi sta davanti è il figlio di Dio, a Dio tutto è possibile. Ripeto che è successa anche, troverete anche nei prossimi giorni dei libretti sul box della Buona Stampa, a Santa Veronica Giuliana, e non una volta, soltanto una ventina di volte è successo questo fenomeno, attestato e pluriattestato. Perché gli fa questa cosa? Per prenderlo e metterlo nel suo e accenderlo con una piccola fiamma a forma di cuore, per rimetterlo poi nel luogo che aveva preso. Cosa ha fatto? Questo noi dobbiamo chiederlo a Gesù, non che faccia la stessa cosa, perché... però il concetto che questa operazione esprime, noi dobbiamo desiderarlo, perché Gesù non ha fatto altro che infiammare il cuore di Santa Margherita Maria di amore per lui. E dove si vede se e quanto uno è infiammato di amore per Gesù? Dalla capacità di soffrire per lui. Umiliazione e sofferenze. Noi non sopportiamo di essere umiliati da nessuno, né di essere trattati male da nessuno, ma a volte neanche di subire un minimo sgoccarlo da parte di nessuno. Non perché abbiamo ragione, perché gli altri sono cattivi e non ci capiscono, ma perché noi non amiamo Gesù. Perché se amassimo Gesù, poi durante questi giovedì faremo tante preghiere devote e belle, Gesù è stato saziato di umiliazioni per noi, in continuo. E non solo, diciamo, nell'espressione più appariscente di ciò, che è l'essere ricoperto di sputi, cioè quando uno ti sputa in faccia sta proprio manifestando il sovrano estremo disprezzo, ma in tutto. Ecco perché, come vedremo, la rivelazione del Sacro Cuore di Gesù, vedremo nei giovedì seguenti, abbiamo tempo, grazie a Dio, di approfondire con calma queste cose, è rivelazione del mistero infinito dell'amore di Gesù e di quanto Gesù ha sofferto. E tutti i cuori che vogliono corrispondere a questo amore devono anzitutto chiedere un grandissimo amore a Gesù, un fuoco ardente che arda nel nostro cuore, perché se non lo amiamo Gesù non faremo nulla, nulla. Le penitenze e i sacrifici che ha fatto questa donna e altri santi, se uno li legge si sente male, ecco, perché dice: ma come ha fatto a fare cose di questo genere? Solo l'amore spiega queste cose, non c'è altra spiegazione. E Gesù gli lascia degli effetti anche sensibili. La piaga del costato la fa scomparire, perché gli ha proprio aperto il petto per tirargli fuori il cuore, ma gliene lascia in perpetuo il dolore. La testimonianza è per ricordarle che questa era una grazia autentica. E, è bellissimo, le cambia il titolo. Da schiava, perché lei così amava definirsi, e mentre lei diceva queste cose, stava per nascere in Francia proprio nello stesso anno, pensate, nel 1673 nasce San Luigi Maria Grignon da Monforte, colui che avrebbe insegnato la santa schiavitù d'amore, esattamente in quell'anno. Incredibile. Ti tolgo il titolo di schiava e ti do quello di discepola prediletta del mio Sacro Cuore. Lo vedete, per il titolo di schiavo, che molti, come oggi, ancora oggi, saltano sulla sedia quando sentono dire queste cose, è un titolo umile. Cioè, io mi metto dinanzi a Gesù con quale spirito? Con lo spirito di uno schiavo, cioè di fare tutto, tutto, tutto quello che Gesù vuole. E una volta
volta che si è progrediti in questo e nelle altre virtù, ecco che Gesù ci trova pronti per darci altro. Noi non dobbiamo né desiderare cose strane o straordinarie, ma non dobbiamo neanche impedire al Signore, se volesse farci qualche dono o qualche grazia, ripeto, non così grande o un mistia, ma comunque non indifferente, di non farcela, non perché non vuole, ma perché noi non siamo ben disposti a riceverla. Questo non deve avvenire mai. E perché questo non accada, è necessario passare molto e molto in fretta per una grande umiltà, per una grande obbedienza a Gesù, l'abbiamo visto, per un grande amore verso di Lui, e per una grande pazienza, smetterla una volta per tutte, ecco, non di brontolare e di lamentarci per piccoli, medi, grandi sofferenze, inconvenienti o cose del genere, e imparare a riconoscere in tutto la mano, l'agire e la croce di Gesù. Ci ha lodato, adorato e ringraziato ogni momento.